Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappavideo. Come sta andando la fusione? Come sta andando questo per due vario delle schegge? Ieri abbiamo avuto il per due delle schegge sacre. Oggi c'è quello delle schegge void, domani quello delle antiche. Quindi, insomma, la Plarium ci chiede sicuramente più risorse con questa fusione, però è anche vero che almeno non dobbiamo sprecare le nostre schegge aprendole in eventi che non ci danno nulla, se non appunto le componenti della fusione stessa. È ormai tradizione che una volta all'anno la community si faccia un po' i fatti miei attraverso il video recap. Quindi recuperiamo il video recap di Mr. Marzi, però prima volevo rendervi partecipi, insomma, di quanto sta succedendo a proposito del ragno 10 hard in queste ore. Il team che sto utilizzando in questo momento è il classico team con Lex, quindi io vado a sfruttare un campione come Mitra, la che può mettere Malocchio d'aria per far sì che il danno cappato, ma comunque molto abbondante, di capire come Core Glaciale e come Septimus vada a spargersi i regnetti shottandoli, e questo con il risultato che vedete. Non riesco ad annientare Ragnone, naturalmente non lo posso one shottare, però o Zolfo oppure Profetessa completano il lavoro senza alcun problema. E questo team è facilmente replicabile. Profetessa in realtà è molto più importante di quello che voi possiate credere, perché nel caso in cui qualche ragnetto perda Malocchio e quindi non venga schiantato, c'è il rischio che io non sia Harold di Zolfo oppure Harold di un qualsiasi altro campione che fa danni basati sugli HP massimi, come chiunque, ok? Profetessa è l'unica che fa questo danno e in più schianta anche ragnetti. Nel momento in cui muoiono tutti per colpa del malocchio che si attiva, ne scenderanno alcuni. Ecco che quei ragnetti extra che scendono verranno one shottati da Profetessa, aggiungendosi al danno finale, quindi permettendomi di completare la run se per caso dovesse andare male. Adesso la riproviamo, insomma, proprio al volo, e vedrete che non ci saranno problemi. Quindi malocchio di nuovo ad area. Non è entrato lo zolfo, nessun problema, però cadono un po' di ragnetti, 4 ragnetti sono il 12%, anzi 6 ragnetti sono il 18% dei massimi HP del ragno che verranno perduti, quindi insomma ho molto molto margine. È un team un po' più lento, quindi non mi fai 13 secondi, ne fa 19/20, ma capite che non è un problema. Si può risolvere assolutamente con una profetessa leggermente più veloce in questo team. Profetessa, che è la più lenta, può girare intorno ai 220-230 circa per agire prima del ragno, ok? E quindi andare a schiantare quel poco che eventualmente potrebbe essere rimasto in piedi se non sono entrati tutti i malocchi, ok? E quindi fare poi una shottata pulita. Altrimenti potete giocare a lenta come me, grazie a Lidia in set scudo, leva a tankare e poi a seccare quello che rimane. Siete matematicamente sicuri che la run è vinta. Questa è una cosa molto molto interessante. Avrete sicuramente saputo che ci sono dei bug nel boss, nel ragno in particolare, però sembra che non siano legati a Malocchio, sembra. Quindi io vi consiglio di utilizzare, se volete, questo team in queste ore, magari per farvi tranquillamente il vostro bene amato torneo del ragno, oppure per poi eventualmente cambiare team se la Plarium dovesse accorgersi di bug sensazionali, anche se non sembra. Altrimenti ritengo che abbiamo il nostro team per fare il 10 hard senza queste grandi perplessità. Ma veniamo alla parte clou di oggi, vale a dire il video recap del The path of Marzi. a summoner is one of difficult choices. Kael was your first. E Kael è stata la mia prima scelta, oltretutto completamente a caso, perché io non sapevo nulla di Raid, molto meno di ciò che potreste sapere voi, perché all'epoca non esistevano neanche creatori di contenuti. Sub-Zero stava nascendo nel periodo in cui io ho iniziato a giocare, quindi ho scelto Kael andando a logica, nel senso che non ho preso Galek perché di solito la mascotte del gioco non è così particolarmente interessante, mentre ho preso Kael perché normalmente il mago spacca, e in effetti, senza sapere, avevo ragione. aprile 2020, abbiamo iniziato a giocare. Interessante.
Vabbè, primo campione a 60, lo starter, naturalmente. Allora, mi sono perso un attimo una cosa. No, no, torna indietro. Ok. Il 3 agosto ho preso Arbiter, quindi da aprile, fine aprile, sono 4 mesi. 4-5 mesi, sono stato bravino, dai. Però sciopavo, sciopavo parecchio, molto più di adesso. va purtroppo. È ancora il 50 in cantina. Legendary summoner. E vabbè. ...145 leggendari in generale, forse sono solo quelli dalle schegge, non conta, quelli riscattati, non lo so. Comunque 145, dai, è un valore decente. Siamo stati bravi. Farm, questo è praticamente il team con cui farmo, con cui farmavo il cavaliere Pirico 20. Ho cominciato a fare seriamente il Pirico 25 nell'ultimo mese, quindi ci sta che per tutto il resto dell'anno questi siano stati i migliori. Anzi, data dagli ultimi 90 giorni, ci sta, nei due mesi precedenti all'ultimo facevo quasi sempre Pirico 20, adesso mi sono spostato in pianta stabile 25, anche se il team non è che sia molto diverso alla fine, E Gospon, altro campione da speedrun. Dai, siete stati bravi. Il gol è sempre pochetto perché oggettivamente, signori, si farma solo durante le fusioni, altrimenti... Sebbene riflesso sia tanta roba, bisogna mettere che riflesso è un settone. Però ti concentri appunto sotto le fusioni per andarlo a prendere tutto là. Ma 20.000, dai, ci sta. 33.000, allora, sono un po', adesso voi ovviamente sapete le vostre run dal ragno, io ne ho fatte 33.000 che giustificano gli 800 milioni di silver che ci sono depositati nel mio account. Però mi ha dato un po' da pensare, perché gente tipo Scratch, no? Sapete, youtuber molto più famosi del sottoscritto, l'anno scorso ne avevano più di 70.000. Quindi non so adesso quanti ne hanno, non so se hanno fatto vedere il video insieme alla community, non ne ho idea, però molte più di me adesso l'anno scorso. Vabbè, comunque 33.000 ritengo che sia un buon valore, siete liberi di confrontarle con quelle che avete fatto voi. Il rapporto è giusto. You are an arena legend. Vabbè, irrilevante. Ok. Platino che ho chiuso 3 volte quest'anno, data dall'ultimo anno, quindi quest'anno devo mettermi d'impegno se voglio che questa cosa accada anche l'anno prossimo. Bene, comunque sì, chiuso 3 volte durante l'anno scorso. Mi ricordo che nel video dell'anno scorso ti dicevo anche la posizione migliore, ma ritengo 303esimo, no, meno, 250esimo credo che sia la posizione migliore. Comunque, completamente irrilevante, signora, la cosa meno importante di questo video. E vabbè. Ok. Sì. 101 milioni fatti con il Batiter, oltretutto, con Belanor, neanche con Dragomorfo. Tanta roba, dai. Mare e benedizioni hanno inciso veramente tanto. Momento sconforto, signori, per farvi capire che io mi sono impegnato a partire da gennaio contro questo boss seriamente, non che prima non lo facessi, ma facevo tipo soltanto tosta e basta, perché io non sono un grande amante dell'idra, lo sapete, insomma, però adesso mi sono messo sotto, quindi magari questo potrebbe essere l'anno in cui esce qualche video più sull'idra, ne parleremo. Hai visto la nuova rotazione dell'idra? Allora, non è vero, ma probabilmente l'anno scorso, probabilmente questo dato potrebbe essere vero l'anno scorso. Adesso il record su normale 110 milioni, mentre su brutale dovrebbe essere intorno ai 70, più o meno su brutale, sì. O 69 o 70 milioni il record su brutale per normale. Non mi ricordo neanche il team con cui avevo fatto questo record qua, ma si parla dell'anno scorso inoltrato. Vabbè.
You have come far, but your journey is not over yet. Continue on your path. Greatness awaits. Fatto per te con amore da Plarium Company SR, no, penso SPA più che RL. Quindi dai, abbiamo fatto qualcosa in questo annetto, e in grandissima parte è merito vostro, perché in realtà io sono molto pigro, non per niente questo canale si chiama Bradipo Furioso, che in realtà non rappresenta me, ma rappresenta il collettivo. Anche il buon Urkon è Bradipo Furioso tanto quanto me, e anche lui è un pochettino Bradipo a volte, bisogna dirlo, ma comunque voi siete il motivo per cui questo account esiste e gioca e fa e sbriga tante cose. Mi avete permesso e ci avete permesso di superare tutte quelle fasi un po' noiose del gioco, in cui non succedeva niente, in cui non c'erano queste mega novità, perché abbiamo potuto portare tanti progetti, abbiamo portato tanti team di cui l'account in sé non aveva bisogno, però abbiamo potuto realizzarli per la community e li avete apprezzati, ci hanno permesso di crescere, quindi tanta tanta roba, insomma. Ben venga che Mister Trattino Basso Marzi possa aver creato qualcosa di utile per la community. Bene, dopo averci fatto tutti assieme i fatti miei, direi che possiamo passare, no, prima delle live, i video on demand, Marzi, al palinsesto per la prossima settimana. Quindi lunedì, top 10 Void, questa volta esce, ve lo promettiamo, è già pronto, deve soltanto uscire, quindi bene. Martedì e giovedì poi ci sono i corti, come al solito. Mercoledì, cuor glaciale, e penso sia giunto il momento di andare a declinare questo campione in tutto le possibili forme che ha avuto nella storia di Raid, ma in realtà nella storia dei vostri account. Quindi recuperiamo un paio di build, un paio di team, un paio di robe per le roccaforti, 20 ormai di una volta, bisogna dirlo, ma che sono e saranno e continueranno ad essere la realtà di un sacco di giocatori, per poi vederla in funzione invece nelle fasi ben più avanzate. E venerdì invece chiudiamo, dopo un po' di settimane, il nostro percorso con le maestrie di tipo assistenza, mentre sabato ci sarà il consueto tappa video. Per quanto riguarda invece le live, martedì è l'unica live settimanale che facciamo, dove parleremo dei campioni da roccaforti hard. Quindi, insomma, tutti i nomi che per adesso stanno diventando interessanti, caldi, e su cui potrebbe valer la pena investire. Poi si vedrà. Su un sacco di boss, in particolare Cavaliere Pirico, devono ancora uscire dai team competitivi. Comunque noi intanto andremo a valutare tutto ciò che potenzialmente può fare qualcosa, così almeno se avevate paura di cestinare non l'avrete più. Ecco, mentre sabato e domenica ci sarà la Road to Cronham, ok? Quindi doppio appuntamento alle 16, come al solito. Bene, io ho detto tutto per questa settimana, ora sta a voi, state farmando il ragno, vi sta andando bene, avete aperto qualcosa, vi è andata bene, vi è piaciuto il vostro video, no? Magari avete fatto più di quello che pensavate o meno, fatemi sapere tutto questo qua sotto nei commenti, poi iscrivetevi al canale, accendete la campanella, mettete mi piace, facendo tutto questo... non lo so, beh, in realtà ci sono tante cose che sono attribuite a questa serie di azioni, no? Per esempio diventa meno probabile finire in ospedale per problemi di salute, i bambini vanno meglio a scuola, benedizioni piovono dal cielo proprio con santi che sanguinano e tante cose, insomma è una cosa positiva, dovreste farlo. Comunque, signori, questo è Bradipo Furioso, siate furiosi ma rimanete Bradipi.